Lo avevano dichiarato più di 10 giorni fa che a stretto giro di posta le strisce pedonali sarebbero state ridipinte almeno nei punti nevralgici della città, ma fino a stamane niente. Tornato dalle ferie, il comandante dei vigili urbani Diego Peruga provvederà entro domani mattina a dare mandato ai 3 operai reperiti tra i lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento che da domani si metteranno all'opera. Infatti pare che numerose siano state le difficoltà per trovare personale che fosse idoneo al lavoro previsto. Una lunga riunione tra l'assessore al ramo Felice Dierna e il comandante, l'assessore ha sollecitato i tempi e nonostante ciò ancora nulla. Il dato è che il comune non ha più dipendenti operai, la squadra non è stata ricomposta dopo che numerosi che la formavano sono andati in pensione e dunque se ne crea una nuova di volta in volta per il singolo obiettivo. Questa volta sarà composta da 3 lavoratori ex RMI. Le priorità di tinteggiatura saranno le scuole che tra 20 giorni ricominceranno in piena attività e dunque buon senso vorrebbe che si partisse adesso col rifacimento per evitare spiacevoli ingorghi durante i primi giorni di ripresa dell'anno scolastico. Ma numerosi altri sono i luoghi che necessitano le strisce. Il codice infatti della strada prevede che vengano apposte in tutte le strade ad alta densità di traffico. C'è un consigliere comunale che le chiede in via GB dei Cosmi da anni, ma questa è un'altra storia. Sarebbero opportune anche allo svincolo dell'entrata di Caltanissetta. I cittadini hanno delle aspettative di ordine, rigore, di chiarezza ed efficienza che, se vengono dichiarate, poi devono essere attuate.